L'ho cercata dappertutto, però i prezzi veramente troppo alti. Forse non l'hai cercata nel posto giusto? Perché tu di solito dove le cerchi le macchine? Mobile.de. Ma che È un sito di macchine tedesco. è? Tanto per continuare a buttare un po' le soldi all'estero. Vabbè, ma per le macchine i soldi non sono mai buttati. Sempre ai tedeschi li stiamo a dare. Non è nemmeno italiana, è pure giapponese. Ho sentito dire che c'ha le caratteristiche giuste. Trazione posteriore e tre pedali. Sì, è una macchina da uomo, davvero maschio E alfa. devi sentire come suona. Vabbè, ma quanto ci è costata? 9K e mezzo. Te credo con quel colore. Vabbè, ti pare che con l'ufficiale del pilota non ce la Ok, riprappano? tutto bello, ma dove sta? Siamo arrivati. Sobria. Quanti cavalli? 280. Solo? Per ora. Eccoci qua ragazzi, ve la facciamo vedere appena comprata, prima della grande trasformazione. Che schifo sti cerchi. Effettivamente sto verde non è granché, eh. Bisognerà trovare qualcuno che dà una pulita a questo motore qua. Oh! Officina del pilota, per esempio? Tu, intanto, Francè, occupati di comprare quattro cerchi nuovi perché questi sono inguardabili. Già fatto, già fatto. E poi di che colore la facciamo sta macchina? Chiediamo al pubblico, ragazzi, nera, grigia, rossa, verde, blu, come la facciamo? Noi un'idea già ce la siamo fatta. Bene però, molto bene. Ci andiamo a fare un giro? Andiamo? Cosa ridi? Ma non ci andiamo a fare un giro qualunque. La portiamo direttamente nel circuito di Vallelunga, visto che ce l'hanno dato in esclusiva. Il problema però è che non ci sono gli assistenti e se succede qualcosa o se usciamo fuori pista, nessuno può recuperarci. E quindi dobbiamo andare piano. Oh no! Non è chiamata la FIFA, quindi rallentate. Che sei anche rumorosa. Ok. Sai, poter provare la macchina per strada è un conto. Poterla invece provare in un circuito vero come Vallelunga è tutt'altra cosa. La metti in crisi, stressi molto di più i freni. È vero che noi siamo andati anche abbastanza piano, però, sai, macchina appena comprata, mai guidata. Sì, ok, cambio olio fatto, però non ti fidi di andare al massimo subito. Ovviamente nel test fatto in pista con circuito vuoto, cattiva, eh! Ci siamo presi il nostro tempo e ci siamo accorti di quelli che possono essere i punti deboli e i punti di forza della macchina. L'importante per noi è capire lo stato della vettura. Per strada non ti rendi conto bene come in pista. Ecco perché siamo venuti qui. Fuori, così poi da giù tutto. Vediamo qua, aspetti a chiudere, porti il freno dentro, poi chiudi e poi ripuntare verso fuori. Così c'è un po' più di spinta in uscita. Carico più importante della pista. Ok, sì. La macchina si comporta molto bene. Per 10.000 euro è un bel acquisto, eh. Potrebbe essere una risposta al video della Mini. Sì, vero, con 10.000 euro che ci compri questa. Cambio manuale, trazione posteriore, una macchina che si guida da Dio, suona bene, un V6, grande, grande, grande scelta. Bisogna farla diventare bella esteticamente. Sì, sarò ripetitivo, ma cioè, questa macchina non sai se è più bello il suono dello scarico o del motore. È incredibile, sì, è bellissimo. La pista è il miglior stress test che si possa fare. Perché se la base fosse buona, se la macchina sta bene, e sta bene perché non abbiamo trovato particolari criticità, anzi... Vallelunga gran circuito, questa non sa di giri, ruggisce. Allora, iniziare un progetto con una buona base di partenza è ancora più stimolante. Signori, signori, si sente il ruggito di questo V6 da fuori, ragazzi? L'impressione che sento penso siano le gomme. Ah,
Probabilmente sì, queste sono molto vecchie, quindi magari sono anche un po' quadrate, credo la macchina sia stata ferma. Sì, sì, mamma mia che allungo. Mi taglia, giusto? Mettiamo a posto ragazzi, anche perché mi stanno chiamando dalla vista, sto facendo le risposte. Abbiamo capito com'è messa la macchina. E la cosa figa è che puoi capire quali sono i limiti di una macchina e dove intervenire per fare un progetto, ed è proprio quello che faremo partendo dall'estetica, perché l'occhio vuole la sua parte. Che assetto mettere? Forse no, non è male l'assetto, no, risponde benissimo. Hai sentito nei cambi della S? Sì, è vero, è molto. Dai, però mi piace, mi è sempre piaciuta la 350Z, che sterzo preciso, che cambio impressionante, e poi questi punta d'attacco con questa risposta all'acceleratore stock, qui non ci abbiamo quelle farfalle giganti che ci ha messo il Seb. Ci sta niente, è tutto stock, basta andare un po' più forte giù col tacco, lo fai bene questo punta d'attacco. Ci vediamo in studio tra un attimo. Dai. Per ogni macchina sportiva che ti compri, un po' di paura, un po' di strizza ce l'hai, perché non si sa mai, a prescindere. Poi se te la compri all'estero la paghi poco e ha 160.000 km ed è una macchina comunque che viaggia, quel dubbio aumenta ancora di più. Noi finalmente ci siamo tranquillizzati perché l'abbiamo provata in pista, come avete visto, e il motore gira benone. Poi se c'è qualche graffio, se c'è il wrap verde, esteticamente c'è dei cerchi orripilanti, non importa, quelli si cambiano. E va bene così. Allora adesso abbiamo la possibilità di cominciare a ragionare serenamente su come aumentare il brio, la potenza, le prestazioni della macchina. Stage 1, 2, 3. Vedo tanta gente che aumenta i cavalli, ma non si prende cura dell'equilibrio, ovvero aumentare i cavalli significa, secondo me, aumentare le prestazioni della frenata, la prestazione dell'assetto, insomma, e anche volendo l'alleggerimento della macchina, perché il rapporto peso-potenza è importantissimo. Però facciamo finta che il peso rimane tale, che non è poco, perché un 350Z, signori, pesa 1540 kg, mi sembra, se sbaglio mandatemi a cagare nei commenti, e di massa vuoto. Quando saliamo col pieno di benzina a bordo, eccetera, eccetera, una macchina che non è di dimensioni gigantesche, dico queste cazzo di astronavi che fanno le BMW M oggi, è comunque nimbo, abbastanza piccolina, ma pesa, il suo peso ce l'ha. Cioè, capisci? Voglio dire, non è un 318 IS. Quindi, quando in un discorso pista tipo Valle Lunga, che arriviamo a 200 all'ora, in fondo alla staccata, ecco, stacci tu, stavo registrando, te via ancora. Nessuna testa di lui minchia. Invece si sta occupando della Civic qua sotto, adesso faremo vedere. Work in progress, adesso vattene che devo finire, ciao, dai. Ciao. Quindi, sulle staccatone di Valle Lunga, quando la macchina è pesantona e c'hai un impianto frenante stock, c'è poco da fa, signori. Poi se non c'è il tubo in treccia quando si scalda l'olio è ancora peggio, va bene. Bottom line: aumento i cavalli, aumento la frenata, miglioro le prestazioni dell'assetto. Punto. Ti faccio un esempio banale sui differenti contesti nei quali puoi guidare la macchina. La strada, la guido la prima volta, dico Madonna come va, come tira, come allunga sto motore. Poi entro in un circuito tipo Valle Lunga e dico mi sembrava un po' più veloce questa macchina, effettivamente un po' più di cavalli mi potrebbero essere utili. La frenata invece su strada ti sembra che ok, frena bene, poi la porti in pista e non frena una minchia. L'assetto in pista mi piace, copia bene, è abbastanza rigida, yeah, so cool, molto figo. Poi la porto su strada ed è in sercio, è rigidissima perché per strada è pieno di buche. Allora, trovare l'equilibrio in mezzo a questi due mondi, signori, è impossibile. Bisogna scendere a compromessi, fare un po' un ibrido che vada bene per l'uso del sabato e la domenica, per quel track day che ci facciamo ogni tanto. Questo è quello che dobbiamo fare di questa macchina. E poi dobbiamo curare l'estetica. Però prima la portiamo sulle nostre buche di merda, così vi facciamo vedere com'è sta macchina e come va nel mondo reale. Stacco puntaggi! Hai tolto il traction? Sì. Bellissimo! La gioia. Facciamo un po' di guida un po' più normale, dai. Thank you.
volume, dai. Direi di sì. Facile, vero? Ma che sei fatto? Mamma mia! Ma che sei fatto? Mamma mia, sentila come sale! Bellissima. Voglio fare una cronoscalata. Madonna, bestiale! Mamma che bella, signori! Ce l'hai le mani sudate? Sì, sì. Sei. Che suona come pochi. E che non finisce mai. Tutto ciò, questa è una level 1, cioè la classica, la prima 350 uscita. Quindi il motore da 280 cavalli, poi c'è la revap col motore da 300 cavalli e poi c'è la più bella di tutte che purtroppo non sono riuscito a trovare al momento dell'acquisto, che era la HR, che ha doppia aspirazione e 315 cavalli. Il fascino della prima è importante, caro mio. La più vetusta. Ammortizzatori nuovi ritarati su molle ribassate a meno 7. Come ti trovi a Roma? Male, sì, decisamente troppo rigido per le strade di qua, che non so più strade praticamente, sterrato. La senti? La senti? Differenziale autobloccante? Sì, a due serie. A due serie. Tu non sei andato in Germania, hai fatto un acquisto da casa. Esatto. Ok, quindi non hai avuto extra spese, però hai speso dei soldi per rimatricolare la macchina. Certo. Perché? Ho speso 600 euro per il trasporto dall'auto concessionaria a Roma e poi ho speso 1200 euro di immatricolazione. Fine. E rispetto a un'auto, una 350Z che avevi trovato in Italia, quindi che aveva, mi hai detto, più chilometri di questa. 60.000 chilometri in più e costava 14,5. Ok, e com'era messa? In buone condizioni? Non la sono andata a vedere, dico la verità, però dalle foto non sembrava malissimo. Il problema è che comunque stavamo oltre 200.000 chilometri. Madonna, sì. E poi questa, dopo averla guidata sia a Vallelunga che oggi per questo test drive, ti dico che sta bene. Hai visto? Sì. Ma con un filo di gas, eh? Sì, sì, è perché ti ho detto, la coppia c'è subito. Sì, ma diciamo che queste gomme... È vero, aiutano. Sì, ecco, quindi la prima cosa da fare è cambiare gli pneumatici. Sì. Perché anche davanti sento che perde un pochino d'aderenza. Sì? Sì, leggermente. Senti, le gomme sono stanche. Però quando sali su di velocità... Comunque non mi dà quella sensazione di terrore, no, raga. Io quando arriverà definitivamente l'elettrico, cioè, chiudetemi dentro casa, sparatemi. Perché non potrò fare a meno del suono. Ma poi una monomarcia, così, ma che è? 9.500 euro più 600 euro del trasporto più 1.200 euro di immatricolazione per avere questa bellissima 350Z. Intimamente, tra me e te, no? Questa è una macchina che ti lascia proprio il sorriso dopo averla guidata. Uno l'ha scelta perché un po' già lo sapevamo, sì, che aveva questo DNA così. È una macchina che, nonostante non sia la più veloce, ma io ti assicuro che adesso siamo quasi arrivati e indovina un po'. Ti dispiace. Non voglio scendere. È questa, ragazzi, la caratteristica che deve avere un'auto sportiva. Assicura un piacere di guida spaziale. È perfetta così com'è. Sì, infatti, Francesco. Cioè. Facciamola, rappiamola. La facciamo invece solo bella. 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 Impacchettiamo. Anche lo scarico, lascerei questo. Vabbè? Vabbè. Voi che ne dite? Ne è valsa la pena secondo voi? Fateci sapere. Noi ci vediamo sempre qui su Officina del Pilota nella prossima puntata della Nissan, dove andremo a montare i nuovi cerchi rota, bellissimi, li vedrete, e andremo anche a wrappare la macchina di un colore che ancora non abbiamo deciso, quindi interagite, fateci sapere la vostra. Va bene? Grazie per l'ascolto, spero tanto che possiate insieme a noi sognare su queste auto giapponesi meravigliose, senza tempo, con 3 pedali. Quindi noi salutiamo il nostro magnifico pubblico, ricordiamo di mettere like, ok?
che il like ci aiuta tanto. La campanella, così quando esce il nuovo episodio lo sanno. E poi ovviamente, oh signori, dite sempre che questo canale ha troppi pochi iscritti rispetto alla qualità che c'ha, e allora voi aiutateci a condividere questi video, così diventiamo, certo, un po' di più. Ciao ciao. Yo.